Ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi, carissimi amici, guardiamo insieme una moneta che arriva dall'Australia. Facciamo attenzione perché questa moneta è del conio 2023, cioè di quest'anno. Ma come possiamo notare, troviamo ancora raffigurata nel centro della moneta la regina Elisabetta. La moneta fa parte della serie Kookaburra, abbiamo già visto queste monete perché ogni anno ne esce una con un disegno diverso. Ormai sono 30 e passa anni che esce questa moneta. Sono monete molto interessanti, continueremo a guardare un po' di once in argento perché sono interessanti non per quanto riguarda il collezionismo, ma sono interessanti anche per chi investe in argento a lungo termine. Ecco perché vi propongo queste monete, fate attenzione a questi dettagli. Qui, come vi dicevo, troviamo proprio nel centro della moneta il ritratto della regina Elisabetta II, dettagli stupendi, veramente molto molto bello il disegno. Questo è l'ultimo disegno che troviamo un po' in tutte le monete per quanto riguarda la regina Elisabetta II, la scritta ad arco Elisabetta II in questa posizione, Australia, dove l'Australia identifica le proprie monete, e il valore facciale un dollaro in questa posizione qui. Ripeto ancora, è una moneta da collezione, investimento, che è una moneta in argento. Andiamo a guardare il rovescio, dove troviamo il disegno nuovo del Kookaburra, eccezionale devo dire, guardate la scritta quanto è bella in alto, questa posizione qui, scritta tutta in fondo specchio perché il campo è in fior di conio, riescono a fare queste lavorazioni veramente eccezionali devo dire. Guardate come sono belle le figure dei Kookaburra in questa posizione. Qui troviamo quello che volevo farvi vedere, che dobbiamo fare attenzione, proprio il conio che si trova in questa posizione qui, 2023, che è una moneta di quest'anno. Poi abbiamo un'oncia 999 silver, cioè argento. Un'oncia, vi ricordo ancora, che equivale a 31,10 grammi. E qui abbiamo la lettera P di Perth Mint della zecca in questa posizione qui. Moneta che è uscita con una tiratura di 300.000 pezzi per tutto il mondo, è una moneta molto ricercata per chi fa la collezione ovviamente di queste, diciamo, di questa serie, ma in più anche molto ricercata per gli investitori che investono in argento specialmente a lungo termine. Come dicevo, moneta veramente eccezionale, guardate come hanno lavorato nel campo, specialmente sul campo della moneta nel dritto, dove troviamo tutto in fondo specchio quasi. Poi nella parte centrale troviamo il fior di conio. Se andiamo poi a guardare il rovescio, troviamo l'opposto, dove abbiamo tutto il campo in fior di conio e diciamo i dettagli poi sono in fondo specchio, cioè le figure come la scritta anche. Veramente molto molto bella questa moneta. Ho aspettato a farvi vedere queste monete perché ne ho diverse di questa tipologia, cioè delle once da collezione di investimento, e adesso con calma li guarderemo, che sono quasi tutto il conio, cioè dell'anno 2023, ma c'è anche qualcosa dell'anno scorso. Bene, per oggi è tutto, non vi ho detto ancora il prezzo facciamo attenzione, si aggira tra i 37 e i 42 euro, fate attenzione a questo dettaglio. È una moneta, come dicevo, molto ricercata, perciò di solito in quasi tutti i negozi della numismatica, ma anche nelle fiere, ma anche in giro nei mercatini, a chi si occupa di compravendita di monete, li trovate disponibili perché la tiratura di 300.000 pezzi comunque è abbastanza alta. Bene, per oggi è tutto, io vi ringrazio, vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Scrivetemi nei commenti se fate questa serie di monete. Ciao e grazie a tutti.